L'origine del paese si fa risalire all'anno 1039, quando i principi di Benevento, Pandolfo e Landolfo, proclamano attraverso un documento noto come Pergamena Montaganese l'indipendenza del comune e il suo riconoscimento come borgo libero. Tra i 1600 e i 1700 il paese ebbe una fioritura economica nel campo agricolo, grazie all'incegno del parroco Damiano Petrone, che diede ai peccatori, come penitenza, il compito di piantare nelle proprie terre alberi vari. In tal modo la campagna rifiorì. Il paese è caratterizzato da case in pietra e dal campanile della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, che domina l'intera vallata. La conformazione del bosco e la marcata linea del tratturo che lo percorre sono testimonianza del passaggio, in epoche passate, di carovane, probabilmente appartenenti a gruppi di contadini nomadi, che venivano attaccate e saccheggiate da bande di briganti che nel bosco trovavano rifugio e riparo. Nel mese di agosto, il Borgo Vecchio rivive l'atmosfera della corte feudale, poiché vengono allestite botteghe artigiane dove i personaggi tipici dell'epoca lavorano, mentre il signore feudale passa in rassegna il suo feudo con i vassalli in corteo, lungo i vicoli che risuonano al rumore del passaggio dei zoccoli dei cavalli.